Ma io ho ascoltato molto, abbiamo ascoltato molto tutti gli interventi che sono seguiti, soprattutto le delucidazioni che ci ha dato l'ingegner Valentini, ringraziando la partecipazione in commissione, come giustamente si faceva ricordare, che l'altra sera si è tenuta. Noi abbiamo detto in maniera molto contingentata, perché aveva avuto un imprevisto a andata e poi doveva andare via al ritorno, però ha dato la disponibilità a partecipare il giorno successivo, e mi pare che l'unico gruppo rappresentato in questo Consiglio Comunale presente all'incontro il giorno successivo per approfondire gli interventi, mi sembra che sia, c'era anche l'Italia dei Valori, vabbè, ma voi state in maggioranza, l'unico gruppo di opposizione presente a ad approfondire l'argomento sia stato quello rappresentato da noi, insomma, dal Popolo della Libertà. Quindi come vedete, l'attenzione che poniamo sempre a questi temi, nel rispetto che abbiamo dal vincolo di mandato che ci hanno dato i cittadini, è sempre la presenza costante nelle occasioni che ci vengono date, ai noi occasioni sempre più remote da questa amministrazione. Bene, si sono dette tante cose, adesso è inutile tornare a parlare del bando. Io quando ho esordito nel primo intervento ho detto che bene o male, insomma, queste bandi, queste realtà sono abbastanza standard e uniformi per quanto riguarda la loro messa nero su bianco. Avevo fatto alcuni appunti, tra cui quello che poi mi è stato eccepito invece sempre dall'ingegner Valentini, laddove si diceva che appunto non capivamo questa doppia strada che si è intrapreso, però da una parte quella della raccolta del servizio di igiene urbana e dei rifiuti, e quindi dall'altra invece poi in un successivo momento quella che riguarda il conferimento in discarica. Mi si viene a dire che questo è residuale, perché rappresenta, come ha detto prima di me il consigliere Arcovetti, soltanto un quarto rispetto all'economia totale, e allora io rafforzo la mia tesi rispetto alla quale dico: come mai non si è individuato un'unica gara e non si è fatto un unico bando per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti? A maggior ragione mi domando come mai si sia scelta la strada dell'essere divise in due cose. Credo che invece, seguendo quella strada, avremmo potuto ottenere, i cittadini avrebbero potuto ottenere una economia di scala nell'ambito della stessa società anche in associazione tra di esse, più società che avrebbero gestito il rifiuto dalla porta fino alla discarica o alla piattaforma di rifiuto. Questa è una nostra convinzione, e questo che noi riteniamo dover sottolineare, e per quello che voteremo ovviamente contro rispetto a questa opera che abbiamo osato definire incompiuta. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, è vero che c'è una delibera di giunta regionale, assessore Filipponi mi permette di interrompere, è vero che c'è una delibera di giunta regionale che riconosce a quelle città costiere, è evidente, quello che conferiscono in virtù del fatto che sul loro territorio arrivano in maniera naturale e costante e annuale un certo numero di rifiuti derivanti dallo spiacciato e quindi derivanti da legno e indifferenziato che il mare ci porta. Ma noi stiamo parlando di una situazione assolutamente eccezionale, che è quella dell'anno passato, che è frutto di un'alluvione per cui il comune di Giulianova ha subito evidentemente un una tantum, cioè non è che quello che noi riceviamo ogni anno sul nostro territorio, come saremmo noi degli alluvionati perenni. Quindi nel momento in cui noi andiamo a dire, e lo andiamo a pubblicizzare su tutta la città, oggi vedevo anche che c'era uno di quei manifesti a caratteri pubblicitari, di quelli elettronici, sulla nazionale, dove si diceva il 88% di raccolte differenziate, noi lo dobbiamo calare nel caso specifico, altrimenti non possiamo andare a dire che facciamo il 78% di raccolta differenziata laddove computiamo in quella raccolta differenziata per quel particolare anno un'alluvione. Non lo so, se noi scorporiamo da quello il legname che abbiamo avuto, l'indifferenziato che abbiamo avuto a seguito dell'alluvione, sicuramente non abbiamo il 78%. Antelli, quel dato l'ha certificato la regione e la provincia. Mi pare una... E comunque la raccolta differenziata in questa città è ben più alta del termine legge nel 2011 del 61%, e quest'anno, nei primi 4 mesi, è il 67%. Quindi lei, caro Antelli, io mi... No, purtroppo, caro Antelli, non faccio il consigliere, perché
perché voi, lei e altri, dicono dati falsi. Questa città non può andare avanti con cose false e inesatte, con la pretesa di che siano giuste. Io non lo accetto. Il confronto va bene, ma non falsificando i dati, dicendo cose non vere. Quindi andiamo avanti in modo legale, secondo la legalità e le norme. Però, non altro. Non deve interrompere il consigliere che interviene. Allora, mi veniamo sul totale, Presidente, io prego. Penso che mi dia la possibilità di recuperare l'interruzione, perché poi è sempre, diciamo così, inopportuno interrompere, sia questo lo faccia il consigliere Alforetti, sia lo faccio io, sia lo faccio. Cioè, lei ha avuto la possibilità di parlare, siccome su questo poi ha chiesto un mio intervento prima, io le rispondo con i dati che ho. Quanto incide sulla raccolta differenziata il materiale legnoso? Incide sul 20% del totale. Secondo lei quant'è? Temi percentuali. Consigliere Antelli, quindi, deve fare la replica, non deve chiedere niente alla vice sindaco. Nel momento in cui noi andiamo a dare un'informazione... No. Allora, va mettendo le stare scadere, eh? Lo so, guardi che lo so, nel momento in cui noi diamo informazioni ai cittadini, è giusto che quantomeno mettiamo un asterisco, come si fa quando si sottoscrivono dei contratti, no, piccolino, c'è scritto che il 68% del 2011 è dovuto in parte anche, no, all'evento eccezionale e alluvionale che il comune ci ha dato, altrimenti noi non possiamo dire che abbiamo fatto il 68%. Questo per dovere di chiarezza, siccome ho visto, questo per dovere di chiarezza. Tu, sì, ma non ci sarà in quelle quantità, lo schiacciato ci sarà dentro, ma non... Allora, se noi vogliamo interpretare la delibera di Giunta, regionale dice questo. Non dice che a seguito dell'alluvione arriviamo al 68%. E quindi torniamo, Presidente, però se mi fa... E quindi torniamo a quel 65%, che è un ottimo dato, ma che comunque è un dato che poi troviamo ritrovato anche nel banco. Questo per chiarezza, perché non si possono fare i manifesti, dice 68, poi 68 non è. Comunque, riteniamo ancora che si sia persa ancora una volta un'occasione per disciplinare una volta per tutto e partire da un punto zero per quanto riguarda il comune di Giulianova nel disciplinare i suoi rapporti con i rifiuti e con tutto quello che ne succede. Quindi esprimiamo ovviamente parere negativo, poi ci sarà la dichiarazione di voto rispetto alla delibera che voi state portando oggi. Grazie consigliere Antelli. Consigliere Crescentini, prego. Io volevo brevemente, userò meno di 10 minuti perché non voglio ripetere cose che ho già detto, volevo fare più che altro una precisazione. Al consigliere Francioni, no? Caro Francioni, volevo fare più che altro, approfittare precisamente più per fare una precisazione. Io non avevo parlato, per la verità, di un ulteriore passaggio pomeridiano. Questo non sono abituato a fare una cosa del genere, perché dovrei dire, poi dovrei sostanziare questa proposta con dei costi ovviamente aggiuntivi che questo passaggio comporterebbe. Io ho detto semplicemente che questa amministrazione a trovare la soluzione per il conferimento, cioè per il posizionamento meglio di questi contenitori in zone che non impediscono, diciamo, il passaggio pedonale. Tutto qua. Non volevo dire che occorreremo un altro passaggio per quanto riguarda la raccolta di questi rifiuti, capito Gianfranco? Questo, mamma mia, mi sta a sentire, vabbè. Comunque, vabbè, tanto. Non era riferito al fatto che non avevo chiesto un altro passaggio di raccolta di rifiuti, avevo detto se era possibile concordare con gli operatori economici il posizionamento di questi contenitori, un posizionamento migliore, meno impattante rispetto alla corsia pedonale del lungomare, tutto qua, ma non potevo dire la proposta di un ulteriore passaggio, perché avrei dovuto dire conseguentemente quanto costava poi, perché fare queste proposte mi
peggiorative senza dire accompagnarle da un conto economico, mi sembra una cosa un po' velleitaria. Era semplicemente una possibilità per il miglioramento, diciamo, non solo estetico ma anche funzionale della passeggiata sul lungomare, tutto qua. Per quanto riguarda le altre cose, ma io ripeto, al di là di qualche eccesso che c'è stato questa sera, consiglieri che non riescono a portare fino in fondo l'intervento, eccetera, o dibattiti un po' così fuori luogo, io penso che ognuno debba avere i suoi minuti di intervento e poi si può replicare. Io considero positivo questo Consiglio Comunale, perché ci sono stati dati anche dei suggerimenti o delle, come dire, dei posti, dei dubbi, delle perplessità che è giusto che l'opposizione faccia, porti avanti. Il problema però è che quando